Ciao a tutti, io sono Stew Energy e benvenuti in un nuovo episodio dedicato a Cities Skylines 2. Benvenuti nella serie di Goldfield. In questo nuovo episodio andremo ad esplorare i porti, andremo a collegarlo anche con... faremo un porto, faremo un collegamento con la ferrovia e faremo un altro collegamento con l'esterno, così andremo a collegare questo incrocio e vedremo un po' di cose, sistemeremo, andremo a vedere il senza tetto, un po' di cose. Rimanete sintonizzati fino alla fine e se vi piace questa serie vi esorto a lasciare un commento, un suggerimento e a fare come hanno fatto le persone che passano in sovraimpressione, che sono gli sponsor di questo canale e di questa serie. In questo momento gli abbonati di YouTube sono le bravissime e utilissime persone che oramai sono amici da diverso tempo, che mi seguono e mi supportano sia su YouTube e su Twitch quando faccio le live. Grazie mille. Allora, prima di tutto andiamo a vedere, anzi vi esorto prima di tutto, postate le foto delle vostre città sul canale Discord, perché assolutamente, sia che vi piacciono sia che non vi piacciono, per farle vedere, per chiedere suggerimenti, semplicemente per discutere, per chiacchierare. Le aspetto. Allora, l'ultima volta abbiamo esaminato i senza tetto. Adesso lo lasciamo girare un po'. Adesso andiamo a vedere di collegare il porto. Innanzitutto dobbiamo sbloccare il porto. Andiamo con i punti, andiamo sulla parte trasporti, andiamo a sbloccare l'acqua. E qui ci siamo. E vai. Quindi direi prima di tutto di andare a terraformare questa parte qui e andare a mettere il porto. Vediamo un po' se riusciamo a renderla un po' dritta da questa parte. Eccolo, così mi piace. In effetti, messo così ci starebbe anche l'altro porto, eh? O mettiamo il porto commerciale qua, per esempio. Allora mettiamolo dritto, intanto facciamo una strada, usiamo le strade come righello. Qui ci possiamo mettere tutti e due i porti, quindi facciamo tutto il nostro, facciamo la parte portuale. Allora, ce n'è un pezzettino acqua assente, perché giustamente siamo andati un po' troppo. Acqua assente, dobbiamo riandare un po' di più. Andiamo quindi a mettere tutti e due i porti. Proviamo se riusciamo a mettere tutti e due i porti uno affiancato all'altro. Primo porto che andiamo a mettere, allora, questo qui è quello passeggeri, questo è quello commerciale. Quello passeggeri lo volevo mettere da questa parte, così. Ok. E quello commerciale lo volevo mettere di qua. Allora, abbiamo bisogno di un po' più di spazio. Poi mi dà qualche oggetto sovrapposto. Allora, potremmo spostare la pompa dell'acqua, la spostiamo qua. Andiamo a spostare un attimo di nuovo questo, ci prendiamo la quattro corsie col mediano, un po' più in qua e lo spostiamo leggermente più in qua ancora, così. Ecco, guardiamo se per caso così basta, non penso, ma in tal caso lo rispetto. Eccolo qua, sì che basta. Mettiamo così. In acqua. Allora, bisogna fare un po' di terraforming, direi. Ok, ci siamo. Wonderful.
Proviamo a piazzarlo qua. Speriamo che non ci dia tanto traffico. Allora, da questa parte andiamo subito a vedere se... Ok, c'è il treno. Benissimo. Quindi sicuramente qui ci andremo a... Allora, il treno qui è un problema però. Allora... Facciamo una prova. Se noi qui ci mettiamo il treno, un binario o anche magari... No, uno. Ce n'è uno solo. Due direi che non vengono. Allora, per fare il treno... Ok, così il porto dovrebbe essere abbastanza a posto. Se riuscissimo a spostare... Secondo me se riuscissimo a spostare addirittura questo... Addirittura ancora più in qua, non sarebbe male. Allora, questo lo andiamo ad unire. Quindi questa viene una strada, ecco, tipo così, esattamente. Ok, per adesso lo lasciamo così. Anzi, ci possiamo mettere una bella mega rotonda, così. Così vediamo un po' di traffico. Vediamo un po' di traffico. Allora, lo spostiamo un attimo, perché se dobbiamo farci passare... Ha preso? Strada necessaria. Questo mi sa di barco. Allora, lo cancelliamo e lo rimettiamo. Allora, questo qui lo rispostiamo un attimo. Così abbiamo un po' di... Eccolo, così abbiamo un po' più di spazio per fare la curva. Qui probabilmente riusciamo a fare una curva e riusciamo a farci arrivare la ferrovia. La ferrovia sarebbe interessante qui. Direi che la facciamo passare poi. Vediamo un po'. Sarebbe da far passare sotto. Qui non riusciamo. Sarebbe da far passare di qua. Allora, la ferrovia l'abbiamo qua. Dobbiamo fare un altro binario, secondo me. Facciamo un altro binario qua. Senza farlo passare qua dentro. Quindi a fare una specie di binario bypass. Qui ci mettiamo la prima e direi qui ci mettiamo, guardiamo se riusciamo a metterci la seconda, così. Ok, questo proviamo a farlo diventare un bypass, questo lo colleghiamo anche questo, allora il primo lo colleghiamo qua, il secondo lo facciamo andare dritto così. E poi piano piano lo facciamo inserire. E riusciamo a farlo salire? Guardiamo. Allora, qui è binario unico. A noi ci interessa binario unico, in effetti, sì. Doppio binario, almeno di qua, binario unico, anche perché ce n'è uno solo. Andiamo dritto, così almeno evitiamo di fare 400 cliccate pazze. Direi che così ci siamo. Esatto. 8,75. Benissimo. Quindi siamo spacciati a farlo girare di qua. Allora, lo facciamo arrivare bello dritto così. Lo facciamo girare. E poi lo facciamo andare sotto. E qui lo faremo andare sotto, direi, perché far sempre un su e giù non è che mi entusiasma. Bella grande, così. 180 per... Vediamo.
178, 184 per 184. Bene. Adesso qui lo facciamo scendere. Facciamo scendere fino a 0. Adesso qui ci mancano questi due tile, li andiamo a prendere. Questo qua. Poi intanto ci servono per collegarci, bisogna andare a vedere, dovremmo andare a comprarne degli altri. L'autostrada la mettiamo da questa parte. Ci prendiamo... Allora, qui sono le tre corsie. Tre corsie alternate, no. Tre corsie parallele, sì. L'elevazione non c'entra una mazza, ok. Sono blu, quindi sono belle collegate. Bene. Così, per adesso lo mettiamo qua. Allora, o lo facciamo rielevare qui. In effetti lo potremmo fare sopraelevato, quindi ci facciamo passare le strade sotto. Adesso che ci penso, non sarebbe male come idea. Allora, pendenza molto dolce, 3%, direi che viene bene. Qui ci facciamo un po' di ponte, un cavalcavia. Poi di qua lo facciamo salire. Ok, 6,5, pendenza 3%. Quindi andiamo a fare un incrocio, ci proviamo? Ok, direi di sì, direi che sono abbastanza ben messi, qui l'abbiamo uniti, dovrebbe essere doppio senso e quindi ci dovrebbe stare ottimo e quindi dovremmo avere collegato anche la parte ferroviaria e questa qui la lasciamo per un futuro sviluppo. Qui l'abbiamo collegata, dovrebbero arrivare di qua. Ci metteremo un'altra stazione, questa è la nostra opzione per poter arrivare. Bene, mentre la ferrovia l'abbiamo collegata, dobbiamo collegare la cosa principale che è la parte del mare. Allora, andiamo a mettere questi due, allora, fino al mare, questa è una bella domanda, è fin qua. Quindi, allora, in vanilla dovreste acquistare tutti i tile. Io prendo l'Anarchy e vado con l'Anarchy. L'uccellino, come vedete, diventa arancione. E facciamo... Esatto. Lo colleghiamo in questo modo un po' strambo, però... Così... E lo andiamo a collegare piano piano fin qua. Ah, ecco, qui c'era il problema che era troppo piccolo, giusto. Giusto, giusto, giusto. Allora, lo facciamo più piccolo così. Tanto a noi non ci interessa che venga esattamente immenso. Questo qui di nuovo lo facciamo girare. E lo facciamo unire qua. Qui andiamo a vedere se ci passa sotto, se va a scontrarsi. Non lo so. Ok, e l'abbiamo collegato. Secondo me qui andrà a scontrarsi. Dovremmo rifare il ponte. E ci vorrà anche qui l'Anarchy. Avendo l'Anarchy lo andiamo a fare più grande. Allora, per adesso... Direi che lo possiamo lasciare così o lo vogliamo rifare subito? Rifacciamolo subito, dai. Allora, andiamo a cancellare questo pezzo di autostrada e questo pezzo di autostrada.
15 metri potrebbe bastare, non lo so, non penso, mi sembrava che fosse di più. Ok, quindi almeno è comunque collegato. Ok, quindi questo è la prima. Allora, poi potremmo fare una cosa. Qui ci abbiamo messo questo deposito di depurazione. Potremmo da questa parte farci una strada che passa qua sotto e mettere la parte portuale. La parte portuale, quindi togliere i semafori qua e anche qua e anche qua. Prendiamo questo, lo spostiamo, vediamo un po', da questa parte. Allora, togliamo l'anarchy intanto, perché sennò ci fa fare un sacco di vaccate. Qui dice oggetti sovrapposti. Ma di che cosa oggetti sovrapposti? È stranissima sta cosa. Certi errori non mi risultano strani. Sa, secondo me non ce la fa col... Può essere che non ce la fa a far passare i camion. Perché volevo da questa parte... Ah, potremmo farci l'uscita qua. Perché no? Scusate un attimo. Se noi la facciamo così... E facciamo una brutta cosa, ma brutta, no, una doppia così non è che non mi dispiace. È un'uscita della superstrada dedicata, ecco, esatto, perché non c'entravano i camion. Quindi, e ci possiamo mettere anche da questa parte, per esempio, un deposito così. Ok, allora momento, perché qui ovviamente si arrabbia perché dice Nando, cosa stai combinando? Quindi ok, ci siamo ragazzi, l'ho combinato, benissimo. Adesso la water, no, anche la water è giusta. Oh, bene bene bene, ok, nulla di particolare. Ci vuole un po' di corrente, ecco, quello sì, quello direi che ci vuole. Andiamo sotto e ci colleghiamo. Poi qui siamo collegati, qui siamo collegati. Perfetto, direi che siamo collegati con tutto. Bene, benissimo. E il porto l'abbiamo messo su. Questi sono, così fanno anche da coreografia aeroportuale. Il porto, come vedete, parrebbe essere funzionante. Parrebbe, nel senso che all'inizio aveva un sacco di problemi. Adesso, beh, comunque sono già arrivati per direi esportare, importare, ecco, tutto quello di cui hanno bisogno. Quindi abbiamo messo il nostro collegamento portuale. Qui ci potremo mettere una strada, guardiamo se riusciamo a fare. Allora, in acqua, giustamente. Andiamo quindi a fare come abbiamo fatto nei primi episodi, quando abbiamo imparato a dover far stare la strada per avere il muro in versione vanilla senza mod. Ci deve essere il terreno sia sopra che sotto. Sotto non ci deve essere l'acqua, altrimenti dà errore di presenza acqua. Lo mettiamo in piano guardando la percentuale e direi che più o meno ci siamo. Qui in mezzo andiamo a colmare il vuoto con delle rocce. Ok, così qui possiamo poi eventualmente continuare da questa parte e mascheriamo questa parte qua. Qui volendo ci potremo mettere qualche cos'altro, qualche deposito, qualcosa, vediamo un po'.
Allora, innanzitutto non la roba elettrica e non la roba dell'acqua, la togli l'anarchy. Siamo sui tubi. Stazione di pompaggio. Bah. Qui come espansione cosa ci avevamo? Ah, ci avevamo semplicemente un'altra così, basta. Ci potremmo mettere un po' di zona industriale allora. Cosa verrebbe qua? Ah, qui non abbiamo zonato perché? Aspetta un po'. Qui è messa così. Non c'è di... Ah, questo è forte però. Non mi ha preso la zona. Ah. Per come messo l'autostrada, forse? Non mi dire. Eh sì, probabilmente ho messo la strada sbagliata. Allora, vediamo un po'. Ci mettiamo questa, così. Così. Ok, andiamo a rifare i sassi. Avevamo messo la strada piccola. Andiamo a rifare i sassolini. Allora, i sassi dritti 3-3 con l'anarchy. Ok, perfetto. Adesso da questa parte sì che riusciamo a zonare la parte industriale così. Eccola qua. Ottimo. Ottimo, ottimo. Il porto l'abbiamo messo. Qui poi dobbiamo fare lo stesso discorso. Qui facciamo un piccolo taglio così vi risparmio tutta la costruzione. Andiamo solo a vedere come mettiamo le rocce con le mod e come abbiamo messo dall'altra parte. Ok, abbiamo mascherato, abbiamo fatto anche l'altra parte del porto. Direi che ci possiamo accontentare. Direi che fino a così ci possiamo accontentare. Possiamo mettere, per esempio, qui invece ci possiamo mettere, non so, due uffici, così come se fossero gli uffici del porto. E qui poi, ecco, esatto, ufficio leggermente più grande, secondo me ci sta. Ci sta perché comincia a diventare, come dire, eccolo. Ci vuole qualche cosa che innalzi. Allora, questo lo mettiamo a questo modo. Così qua ci mettiamo un attraversamento pedonale. Qui arrivano, fanno il giro. Mi piace, mi piace. Abbiamo quindi messo il porto, sia porto passeggeri che porto mercantile. Il porto mercantile vi aiuterà a commerciare, quindi import-export. Avrete direttamente dal porto, senza passare attraverso un sacco di camion che arrivano, avrete direttamente attraverso le navi la possibilità di fare l'import, l'export. Ovviamente dobbiamo fare le linee, quindi dobbiamo mettere sia le linee di treni che le linee di navi, e si mettono al solito modo le linee delle navi, le mettiamo, per esempio, navi passeggeri fatte. Vedete, qui c'è la fermata, la selezionate e andate a selezionare il lato col quale volete commerciare, uno di qua, poi andate a chiudere e l'andate a fare, per esempio, di qua. Se ne volete fare un'altra con l'altro lato, fate un'altra linea,
la facciamo finire con questo lato e poi la rimettiamo qua. E ne abbiamo fatte due di linee che ci verranno fatte vedere. Eccole qua, linea navale 1 e linea navale 2. Ovviamente, beh, adesso noi ne mettiamo 3, però secondo me saranno assolutamente, assolutamente superflue. Per quanto riguarda i treni, allora, i treni, come vedete, per adesso non abbiamo ancora sbloccato, non abbiamo ancora il terminal merci. Il terminal treni merci, allora, andiamolo a vedere, perché per quanto riguarda tutte le robe sbloccate, come vedete, le abbiamo sbloccate tutte, quindi non abbiamo da sbloccare altre cose. Andiamo a mettere un capolinea treni merci e lo potremmo mettere, secondo me, da questa parte. Allora, potremmo metterlo da questa parte, quindi questa parte servizi, anzi, potremmo metterlo di qua. Ci facciamo una bella 6 corsie. Così, questa è la nostra principale. E andiamo qui, invece di fare una 6 corsie, facciamo una 4 normale. Allora, qui col treno merci dobbiamo scendere. Allora, vediamo un po' di ragionare. Ecco, probabilmente invece il treno merci avrebbe più senso metterlo qua. Lo mettiamo rivolto verso l'alto e tentiamo di andare sotto l'autostrada, eventualmente andando a lavorare un po' il terreno, perché dobbiamo fare una curva. Dobbiamo poi piano piano andare a fare una curva e non ce la facciamo proprio bene, verrebbe troppo vicino e la voglio agganciare subito prima che cominci la salita della ferrovia. Quindi andiamo a rifarla, bisognerebbe fare una curva secca in questo modo, però andiamo un po' a lavorare il terreno. Andando solo che ad abbassare, andando a fare un piccolo buchetto, andiamo a prendere 2-3 tacchette più basso, andiamo ad abbassare il terreno e così è un po' più facile. C'è un pilastro lì. Allora, proviamo a fare con un Anarchy ad abilitarla e a vedere cosa mi fa fare così. Vediamo un po'. C'è il pilastro. Allora, facciamo così, riusciamo a muovere delle sottoparti qua, il pilastro riusciamo a muoverlo? No, sì, eccolo qua, lo muoviamo qua, ok, così abbiamo fatto un piccolo sottopasso. Poi l'abbiamo fatto riuscire e adesso vediamo di collegarlo di qua. Binario unico direi che non è la scelta migliore, quindi andiamo già ad aggiornarlo. Così qui dovremmo averlo collegato. Adesso qui ci facciamo una strada. Ti piace? Ti basta? Non ti basta. No, certo che non gli basta, perché avrò selezionato qualche strada sbagliata. Perché mi viene elevato? Ah, perché ho messo il ponte. Ho messo che forziamo il ponte. Ok.
ok, ho messo qui, ho forzato il ponte, ho forzato l'elevato e quindi non me lo faceva inserire. Bene. Adesso avendo messo appunto la stazione ferroviaria merci, lo chiama capolinea merci, a questo punto riusciamo a mettere, a fare una linea come si deve. Allora il punto è che qui però non abbiamo, mannaggia, non abbiamo il giro. Allora, noi facciamo una diretta da qui a fuori, a qua. Rilevamento percorso fallito. Questo arriva. Ah, deve essere collegato proprio qua. Non gli piace. Deve essere collegato proprio qua. Quindi io ho fatto tutto questo, ma lui questo qua lo prende solo come percorso. Va bene. Ok. Abbiamo scherzato. Qui ci mettiamo una bella curva e direi che lo facciamo inserire qua così, subito prima del ponte. Ok, a questo punto il percorso non dovrebbe più fallire. Uno. Per esempio, nella nostra stazione. Questo è uno, oppure un altro dal di fuori lo facciamo finire qua nel porto. Esatto, così. E facciamo un'altra linea qui e poi ne prendiamo un'altra dall'alto e la facciamo finire nel porto anche questa. O qua. Allora, per adesso facciamone due così. Cominciamo da una parte. Così intanto vediamo che funzioni tutto. Poi, volendo, qui ci può aggiungere un altro binario, perché abbiamo il binario secondario così. Quindi possiamo anche aggiungere il binario secondario e andarne ad aggiungere un altro poi in un secondo momento. E a fare un'altra linea. Andiamo a vedere se arriva il nostro trenino. Ecco, qui già c'è il treno merci. Ok, quindi già è partito il treno merci della nostra linea. Quindi direi che ci siamo. Va a finire di qua, va a commerciare. Ottimo. Qui arriva un altro treno passeggeri. Quindi la parte merci l'abbiamo collegata. Avete visto? Dovete stare un po' attenti alle varie elevazioni, ai vari collegamenti, e però tutto dovrebbe essere assolutamente nella norma, fattibile. E quindi, se volete, potete in questo caso andare a seguire il vostro treno merci e mentre andiamo a seguire il treno vi saluto per questo episodio. Spero vi sia piaciuto e vi sia interessato. Abbiamo fatto il porto, l'abbiamo collegato, anzi andiamo a collegare una cosa. Mi sono dimenticato. Allora, ho fatto i passeggeri ma non ho fatto le merci. Quindi qualcuno a questo punto l'avrà già detto, ho detto: ma Stu, e le merci qua? Le merci qua le facciamo uguale. Andiamo qui, le colleghiamo con la frontiera esterna, lo facciamo finire, facciamo completare, e quest'altro terminal lo colleghiamo con l'altra frontiera esterna e lo mettiamo qua. Tenete presente che
potreste avere un po' di traffico qua, a seconda di quanto è grande la vostra città, a seconda di quante merci andate a sviluppare. Quindi tenete sempre presente che questo potrebbe succedere. Potrebbe esserci assolutamente del traffico. Qui noi non abbiamo messo nessun hub, ma poi ci metteremo una linea autobus e probabilmente successivamente faremo una qualche fermata della metro. Quindi magari qui ci metteremo una metro. Sarebbe interessante metterci un tram, farci finire il tram per poi collegarlo, ma vediamo, vediamo. Quindi la linea autobus è qui. Quindi ecco, per esempio, una cosa che possiamo fare potrebbe essere quella di andare a collegare con un percorso pedonale qui di fianco alla manutenzione, giusto perché mi viene in mente ora temporaneamente. Andiamo qua, ci facciamo un attraversamento solo pedonale, togliamo i semafori, togliamo un po' di attraversamenti pedonali, togli qua, ok, quindi li lasciamo solamente qui e così siamo a posto. Bene. Questo è quanto. Riprendiamo a seguire il nostro treno mentre appunto vi saluto. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, vi sia interessato. Se volete e potete iscrivervi al canale, attivare la campanellina, non perdere le notifiche dei video che arriveranno. E se avete qualche domanda lasciatela nei commenti, scrivetela su Discord che è a vostra disposizione. Se volete diventare gli sponsor del canale e o della serie, andate, se volete, iscrivendovi all'abbonamento di YouTube oppure a Twitch quando sono nelle live, così almeno ci possiamo salutare in live. Grazie mille e ringrazio gli sponsor e i sostenitori di questa puntata, che passano in sovraimpressione. Grazie a tutti, un saluto, un abbraccio. Ciao ragazzi.